che è il campione del mondo e campione olimpico in carica. Gli si avvicina però, attenzione, Knut Holman, il norvegese, all'ultimo passaggio, quello dei 500 metri, Italia al sesto posto, molto vicino al quarto, mentre i primi tre staccatisi, mentre c'è questa azione finale di Knut Holman, attenzione a lui perché è il terzo degli scorsi mondiali ed è il campione del mondo, il norvegese dei mondiali 93 di Copenaghen. A questo momento quasi il sorpasso, non manca molto all'arrivo, siamo a 250 metri, questa gara sui 1000 metri che offre delle emozioni, mentre inquadrati i primi due, terzo posto che è per Lutz Livotsky, Germania, e si vede al largo anche Beniamino Bonomi che potrebbe avere guadagnato qualcosa. Non funzionano neanche le sovrimpressioni dei tempi e comunque l'azione adesso è quella di Clint Robinson, attenzione perché viene sotto anche Mikko Kolehmainen, il finlandese, una grande azione, un gran finale, buon finale anche di Beniamino Bonomi che non è lontano dal bronzo, però queste immagini possono anche ingannare, il gran finale con all'acqua 5 Knut Holman che pare avere scavalcato Clint Robinson e poi attenzione anche a Mikko Kolehmainen, stanno aumentando le frequenze dei colpi per questa finale, a fianco c'è Lutz Livotsky all'acqua 6, 5, 6, 3, 4 e 9, vicino al quarto posto Beniamino Bonomi, all'acqua 9, il primo posto invece è per l'acqua 5 Knut Holman e poi da vedere per il secondo posto ed è quinto invece Beniamino Bonomi, primo posto all'acqua 5 per Knut Holman che fa il bis del titolo mondiale del 93, il norvegese, il tempo di